grazie di cuore. Allora, siccome i tempi sono tirannissimi, non voglio mandarvi a letto a mezzanotte, abbiamo un altro grande ospite che è il meraviglioso dottor Bartolomeo Allegrini. Allora, eccolo qua, chiede di attivare l'audio. No, è sempre complicato poi parlare dopo il professor Spaggiari, perché l'elevata vibrazione che genera negli animi di tutti, chiaramente poi mi riporta un po' quasi umilmente, no? Al mio ruolo di clinico, no? Visto che avete ricordato uno dei più grandi, se non il più grande, no? E come non pensare proprio al significato, no? In natura, la signatura, no? Il significato di qualsiasi cosa che la natura esprime, no? Il segno, mi riporta a un esame che io ho fatto 30 anni fa in clinica medica, da interno di clinica medica, che era semeiotica medica. Ed era un esame che era un complementare, che quindi mi fecero fare perché dovevo presentare la tesi sperimentale e quindi dovevo aggiungere 6 esami a quelli già prestabiliti. Io sono di vecchio ordinamento, quindi erano 35 più questi qua, tra cui c'era radiologia medica, esami importanti, che però dietologia, no? Venivano trascurati, no? E penso proprio nel significato etimologico del termine, no? Che cos'è la semeiotica fondamentalmente? Questa branca a cui nella sua componente quantistica si è affiliato il grande professor Stagnani, no? Era fondamentalmente qualcosa che aveva come oggetto il rilievo e lo studio dei segni che orientano verso una diagnosi. E oggi, probabilmente, stasera che parliamo di S-Drive, ora che vi faccio anche vedere qualche S-Drive clinico, no? Lo leggiamo da un punto di vista proprio di lettura dei segni, no? La scorsa settimana Pier Giorgio parlava di medicina di segnale. Che cos'è? Diamo un nome ai fatti, no? Non alle teorie. E fondamentalmente abbiamo una rete di segnali, che è quello che arriva dal test S-Drive, che se riusciamo a mettere insieme, in maniera orientata, sistemica, integrata, personalizzata, umanizzata, probabilmente riusciremo a fare un cambiamento di paradigma. Certamente, come ha detto Giorgio, facendo squadra, perché ci vuole questo, assolutamente, ognuno col suo ruolo, ognuno col suo compito. Però ecco, io stasera voglio proprio mostrarvi nella semplicità del linguaggio dell'S-Drive e non nella complicatezza, perché poi chiaramente stasera siamo in una serata di assaggio, no? E quindi nella semplicità come si può aiutare il prossimo. Io direi, Giorgio, ti ho girato degli S-Drive clinici, uno l'ho fatto ultimo, se mi giri qualcuno così in maniera tale che iniziamo la parte pratica, visto dopo la splendida introduzione del professor Spaggiari, in maniera tale, ecco, vi parlerò di una persona che ho visto ultimamente, 1 mese e mezzo fa, una signora di 77 anni che si presenta in studio con varie problematiche, fra cui chiaramente a 77 anni già portatrice di cardiopatia scleroipertensiva, la definiscono. No, mi devi mettere l'altro, Giorgio, se mi riesci a mettere il precedente. No, ma Questo ah, qua. scusa, Sì, no, sì. tranquillo, non ti preoccupare, tanto intanto io faccio un'introduzione. Dicevo, questa signora si presenta accompagnata dalla figlia, che era già una mia paziente, con sintomi vaghi, fra cui soprattutto stanchezza cronica, non giustificata dagli esami, vedendo gli esami di laboratorio, emoglobina, ferro, tutti gli indici tiroidei, tutto era a posto. Poi soprattutto sintomi all'estremità con edema diffuso, non diciamo giustificato da uno scompenso cardiaco, soprattutto alle caviglie, e una sensazione anche di formicolio e di freddo, cioè la signora riferiva freddo all'estremità. Se ora iniziamo a vedere il bulbo, letto la prima pagina che noi leggiamo è la pagina 3. Nella pagina 3 praticamente vanno visti intanto la panoramica degli aspetti chiave, poi li vedremo singolarmente. Ma poi il riepilogo
in cui c'era da un lato una problematica sulla sintesi proteica, sul sistema adrenergico, sulle emozioni e sulla produzione di energia. In più, Giorgio, se vai alla pagina 4, così faccio vedere già subito che c'erano anche, diciamo, dei collegamenti anche con altri sistemi, c'era, vedete, anche sistema immunitario, ok? In verdognolo, senza la numerazione. Ritorna, Giorgio, alla pagina 3. Nella pagina 3, chiaramente, venivano riportate, io vi farò chiaramente una lettura semplice, fra gli indicatori, al primo posto, le vitamine. Ora, vediamole singolarmente. Se, Giorgio, vai un po' più su con la slide, benissimo, va bene così. La B2, che è una vitamina, la riboflavina, è una vitamina che è importante per la produzione energetica. Si trova in tanti cibi, poi c'è la pagina 29 che voi dovete sempre consigliare, che dà un'indicazione di cibi, no? La biotina, vitamina B8, o la famosa vitamina H, no? Per chi di voi ha a che fare con i capelli, no? Beh, considerate che la biotina è anche una vitamina importante per la sintesi proteica. Poi c'è la betaina, la betaina è la trimetilglicina, è una provitamina che favorisce, praticamente aiuta moltissimo a metabolizzare soprattutto l'omocisteina. E poi la vitamina B6, che è la più importante vitamina anti-invecchiamento, quindi parliamo di un soggetto di 77 anni, è la più importante vitamina anti-invecchiamento, è importante per la pelle, è importante soprattutto per il sostegno del sistema nervoso, nonché anche del metabolismo. E quindi già il quadro vitaminico orientava verso quelli che sono dei sintomi che la signora riferiva. E beh, d'altronde, per esempio, la B6 è molto importante anche nelle componenti di sofferenza neuropatica periferica. E quindi questa signora manifestava un disagio a livello degli arti, delle estremità fredde, nonostante lei fosse sottoposta, essendo una cardiopatica con cardiopatia sclerosi-ipertensiva, a una terapia antiaggregante e in più aveva aggiunto in terapia ormai da anni le complesse di Daflon, che è un'associazione, per chi di voi non lo conosce il Daflon, di diosmina ed esperidina, che sono due flavonoidi. Va bene? Stranamente, vedete? Quindi io dico, io prendo i flavonoidi, sì, da anni, però negli antiossidanti, vedete, viene fuori una problematica carenziale funzionale su un grosso enzima chiave, la superossido dismutasi, che ha un grande, diciamo, una grande funzione nello stress ossidativo e anche come antinfiammatorio nell'infiammazione silente. Le antocianidine, che sappiamo sono delle sostanze che hanno una forte azione vasoprotettrice, in più una componente di flavonoidi alterata, che quindi, allora a questo punto, dov'è il problema? Se la signora prende flavonoidi e comunque dal test risulta, e risulterà spesso questo, vuol dire che probabilmente nell'ambito della capacità metabolica di quell'organismo ci sono delle funzioni che vengono ad essere bloccate per carenze integrate del sistema, dove entrano in gioco anche delle funzioni vitaminiche che noi spesso trascuriamo. E molte di queste vitamine spesso sono carenziali per carenze di natura nutrizionale. D'altronde il test del bulbo vi dà questo spunto, vi dà soprattutto, no? Lo spunto di poter intervenire in primis col cibo. È chiaro che se io ho di fronte una paziente di 77 anni e le ho fatto una buona anamnesi alimentare e poi li metto a disposizione la nutrizionista per gestire l'aspetto alimentare, quella è una parte fondamentale, ma non basta, come vi farò comprendere. Poi chiaramente fitoestrogene, qua ci fermiamo e andiamo al settore poi successivo dei minerali. Lo zolfo, un minerale antinfiammatorio per eccellenza, ma soprattutto un minerale matriciale, un minerale di matrice, che va visto anche con questa chiave di lettura.
il sodio, che chiaramente ancora di più andava a imbricarsi con la, diciamo, la parte indicata nella, nel riepilogo iniziale, sistema adrenergico. Il sodio è un grosso stimolatore degli ormoni surrenalici proattivi, soprattutto di tipo adrenergico, e poi vedremo successivamente nelle carenze di tipo aminoacido di questa signora che cosa ha a che fare anche la carenza aminoacida col surrene. Il rame importantissimo nella sintesi del collagene, imbricato peraltro alla funzione vitaminica, soprattutto della vitamina C. E il cromo nel metabolismo degli zuccheri. La signora, peraltro, era anche una diabete di tipo 2 che curava con buon controllo della patologia diabetica con la metformina. Nell'ambito degli aminoacidi, importante è la segnalazione della citrullina, non solo perché chiaramente indica un difetto anche nel metabolismo proteico, tanto che, voglio dire, la citrullina viene usata insieme alla glutammina anche per stimolare la sintesi proteica. Io che sono stato medico anche di sportivi, di calciatori, ho usato spesso, ma la citrullina in questo caso si riporta alla sintesi dell'ossido nitrico e quindi ci deve far pensare a una difettosità in quel versante. L'istidina, che è praticamente un precursore dell'istamina, neurotrasmettitore potente per dare energia mentale. In un anziano con carenza istaminica, noi ci troviamo di fronte anche a una sofferenza di alcune aree del cervello, che possono giustificare anche la stanchezza mentale. Poi la tirosina, che è un aminoacido fondamentale nella sintesi, soprattutto delle catecolammine, quindi dell'adrenalina, noradrenalina, ma anche dell'ormone tiroideo, tanto che la tirosina viene generata dalla tirioglobulina. E quindi chiaramente siamo di fronte a una persona che si sta svuotando energeticamente. Vedete quanti segnali abbiamo? Poi chiaramente questa è la parte, diciamo, analitica, però questo test ci permette, e questa è la grandezza di questo test, che permette di sviluppare tutte e due la bipolarità dei nostri emisferi cerebrali, perché da un lato ci permette chiaramente di adottare una legge generale e di andare verso il particolare, dall'altro però ci conduce verso l'utilizzo di un metodo deduttivo, di un metodo che parte dal particolare e va verso il generale, di un metodo che utilizza chiaramente quella parte di empirismo che sta anche nella parte artistica della visione del medico, no? Che noi abbiamo, ahimè, tralasciato, avendo chiaramente spersonalizzato la medicina, avendo creato i protocolli. Non è una critica, io sono un medico che ha praticato medicina, quindi per me la medicina è una. E il medico migliore è quello che riesce a utilizzare tutto quello che è lo scibile a disposizione per poter aiutare il suo paziente. E da qui vengono una rete di informazioni, tra cui la successiva ci riporta sì a una problematica moderna, quella dei campi elettromagnetici, ma ci riporta anche nella cellula, ci costringe ad andare a comprendere se io ho un'interferenza elettromagnetica e ho come, diciamo, indicatore nell'ambito di quelli che sono i marcatori iniziali nel riepilogo e sta scritto produzione di energia, bisogna pensare a una sofferenza, quando troviamo questo tipo di spettro di frequenze, della struttura più sensibile bioelettrica. Prima ho sentito parlare il professor Spaggiari di idrogeno, di ionidrogeno, di attività ionica, il mitocondrio. Poi chiaramente le pagine degli alimenti che potete visualizzare a pagina 26 con gli additivi, a pagina 27, a pagina 29 lo schema degli alimenti legati ai micronutrienti, eventualmente a pagina 30 troverete anche degli alimenti indicativi di protezione rispetto a delle resistenze microbiologiche quando non ci sono, ma in questo caso non ci sono, perché la problematica è un'altra. Andiamo, diciamo, alla conclusione, perché io stasera vi farò solo una sintesi. Io, in questo caso,
ho adottato semplicemente, oltre che uno schema nutrizionale, che comunque ho potuto modificare fino a un certo punto, perché parliamo di una signora che vive da sola e che peraltro si è trasferita dal paese dove cioè, ci sono gli unici suoi due figli e quindi vive in un paese nell'Udinese, nella zona di Udine, dove praticamente non abbiamo, cioè non ha nessun riferimento, ecco perché è anche segnalato emozioni. Come vedete non c'è una grande reattività del sistema immunitario, quel valore di 43 riportato non ci indica una grande problematica, ma anche perché la paziente è comunque una paziente sottoposta a terapia. Quindi invece lo spunto che ci viene dato dalle varie problematiche, questa è diciamo la gestione della barriera intestinale che come vedete non segnala moltissimo, la signora come è stata gestita? È stata gestita attraverso, accanto alla dieta, ha un'integrazione specifica, vitaminica, ma soprattutto antiossidante e soprattutto io ho lavorato sulla ricomposizione delle varie componenti che agiscono a livello vascolare e quindi ossido nitrico più chiaramente flavonoidi e antocianidine insieme alla vitamina C e insieme a tutte le vitamine che abbiamo visto e chiaramente lavorando anche sull'aspetto energetico globale, lavorando soprattutto con sostanze ad azione adattogena per aiutare le sue strutture surrenaliche a diciamo avere un maggiore vigore, soprattutto perché ci permette questo anche di lavorare meglio sulla matrice. Beh, questa signora a un mese dall'inizio della cura ed esattamente qualche giorno dopo l'inizio della cura, e parliamo di una persona che già assumeva diosmina ed esperidina, quindi il DAFO da anni, ha avuto un notevole miglioramento dei formicolii con scomparsa completa dei formicolii e del senso di freddo che lei aveva dalle estremità da anni e che nonostante avesse fatto terapie, nonostante avesse fatto visite da internisti, vascolari e altri specialisti del settore, non aveva mai avuto un'agevolazione. Che cosa significa questo? Significa che attraverso questo test noi abbiamo preso una rete di informazioni, una rete appunto, un insieme, lo abbiamo codificato, lo abbiamo interpretato, lo abbiamo adattato in questo caso alla clinica della paziente. La figlia che mi ha telefonato era felicissima perché? Perché chiaramente sentire la mamma che non si lamenta più da un mese di freddezza alle arti inferiori, ma per noi invece come medici, è importante perché ci permette di capire che il fatto che ora sta circolando meglio è perché abbiamo migliorato l'aspetto reologico del sangue attraverso le vitamine, anche attraverso la vitamina C e le vitamine del gruppo B di cui era carente. Abbiamo migliorato il neurotrofismo, abbiamo migliorato la produzione, la capacità di produrre ossido nitrico, abbiamo stimolato non solo la parte dei flavonoidi, ma anche le altre parti che agiscono sulla componente vascolare, fra cui le antocianidine, ma non solo quelle, ma anche lavorare sullo stress ossidativo. Abbiamo lavorato chiaramente sullo stress ossidativo, perché lo stress ossidativo era parte, considerando che ci aveva come indicatore in questo test soprattutto la superossido dismutasi, e attraverso questo si è avuto un risultato clinico, cioè non è solo, diciamo, l'importanza dell'interpretazione, ma anche l'applicazione che diventa fondamentale per far sì che chiaramente la gente si affili a questo tipo di procedure, perché è importante che facciamo clinica, è importante che diamo risultati, è importante che abbiamo delle esperienze da mettere insieme per poter progredire, per poter fare anche casistiche che domani ci potranno servire sempre di più per avere anche un modello, diciamo fra virgolette, terapeutico che possa essere abbastanza, diciamo, di aiuto, ma soprattutto facile da applicare, perché chiaramente quando ci troviamo di fronte a un test di questo genere, i vari indicatori poi da mettere
mettere insieme, beh, è un bel lavorio ed è quello che mi stimola a farlo, perché sinceramente nella mia esperienza di medico mi appassiona questa parte e penso che anche voi siete qui stasera fino a quest'ora perché siete appassionati dello studio dell'uomo e non solamente della malattia. Io metterei anche il secondo caso, che e così concludiamo, Giorgio, il caso che ti ho mandato di questa giovane signora, è un'imprenditrice, la prima donna era una donna del Friuli. La seconda signora che ora metterà questo caso, Giorgio, è una signora di 44 anni, un'imprenditrice della mia città, già è stata mia paziente più di 10 anni fa, io gli ho risolto un grave problema che aveva di allergia al nickel, che si manifestava soprattutto non solo sulla pelle a livello respiratorio, ma anche a livello digestivo. Praticamente lei ritorna da me, mandatami da una delle mie naturopate, cioè io ho un centro nella mia città dove con me lavorano diversi naturopati. E una di loro che la trattava mi chiama, dice: dottor Allegrino, abbiamo bisogno di una sua mano, perché questa signora sono 6 mesi, stiamo parlando di fine novembre, questa signora mi è arrivata a fine novembre, sono 6 mesi che non ce la fa più, cioè è in una fase di depressione, ha una problematica familiare importante, perché c'è una gestione di un marito che ha una malattia purtroppo neuroinvalidante, e quindi un marito giovane, quindi deve sostenere l'azienda di famiglia, in più questo marito così, sta avendo una fase, tra virgolette, di depressione, però chiaramente io sto cercando in tutte le maniere, parliamo di una naturopata che veniva dalla scuola di Riza, quindi chiaramente immaginate il lavoro fatto, poi lei è un'esperta di suonoterapia, poi fa riflessologia e tante altre cose, poi chiaramente somministra anche dei rimedi, perché comunque come naturopata consiglia dei rimedi, ma questa signora non rispondeva. Non rispondeva perché? E ora lo vediamo insieme. Questa signora viene fuori dal test nel riepilogo, vedete questa è la pagina 3, la pagina più importante da vedere, oltre che una serie di alimenti che voi dovete, come ha detto prima Giorgio Terziani, dovete sempre andare a vedere perché sono degli alimenti che vi creano una interferenza di campo energetico e quindi andateli sempre a leggere, no, questo riepilogo che voi troverete a pagina 26. Ma nel riepilogo dei fattori chiave che gestivano la salute di questa signora, no, perché il test del bulbo è un test di salute, non è un test di malattia, ricordatevelo, no? Al primo posto veniva intestino, poi sistema muscolo-scheletrico, e quindi vedete l'astenia della signora che non ce la faceva, diceva: dottore, ma io non mi sento depressa, mi sento spenta, vedete, produzione di energia, parliamo di una donna di 44 anni. E poi sistema di detossificazione. Se andiamo a vedere gli indicatori, se vai giù, Giorgio, agli indicatori, praticamente al primo posto venivano dei minerali importanti, soprattutto il molibdeno, che è un minerale importante quando c'è uno stato intossicatorio, il sodio, che è un minerale di sostegno, soprattutto a livello surrenalico, lo zinco, che è un minerale, oltre che antiossidante, ma ha una grossa funzione ormonale. Soprattutto lo zinco aiuta a formare progesterone, quindi è un ormone potente. Beh, immaginate, io che ho lavorato in oncologia palliativa, beh, noi usavamo un derivato del progesterone nei pazienti cachettici per stimolare, no, l'anabolismo. E poi il boro. Il boro in ambito, beh, se avremo il dottor Raja a Bologna, Giorgio, quando farà il congresso mondiale a settembre, gli chiederemo, no, questo boro che viene sempre fuori, lui è un esperto di questo boro, iperparatiroidismo compensatorio che giustifica uno stato di acidosi cronica, ma soprattutto un'inversione di tipo neurovegetativo, cioè questa signora aveva un'inversione, cioè praticamente i suoi sistemi neurovegetativi erano invertiti tanto che di giorno era stanchissima e di notte non dormiva. Quindi la successiva agli indicatori di minerali ci sono i metalli tossici. Ricordiamoci, no, che la signora 10 anni fa era venuta da me per nickel sensitivity, quindi era già un soggetto predisposto per terreno, per metabolismo ai metalli. E perché fondamentalmente il tipo di tipologia, noi poi quando facciamo semeiotica clinica al secondo anno della scuola che faremo, che partirà a ottobre, no, ho visto che
sera c'è Antonio, no? Antonio Coviello, che saluto. Praticamente, quando faremo la semeiotica, noi insegneremo a far comprendere che se un soggetto ha un'origine embriologica ectodermica, come questa signora, vuole dire, l'embriologia fa parte della medicina, viene studiata al primo anno ed è un appendice di istologia, però non si studia in maniera applicata, quindi non studiandosi in maniera applicata, come non si studia la farmacologia applicata, come non si studiano tante discipline applicate, no? Praticamente non capiremo perché un soggetto ectodermico che non ha un grande mesoderma, che invece il mesoderma, come nella signora precedente, che era una mesodermica, mesoderma forma connettivo, e qui probabilmente questi metalli, se non vengono metabolizzati dal connettivo e non vengono metabolizzati dal più grande, potente, diciamo, stoccatore di metalli connettivali, che è l'adipe, infatti la signora era magrissima, questa signora, no? I metalli vanno poi a infilarsi nei tessuti. E quali tessuti soprattutto? Ebbene, soprattutto i tessuti nervosi. Questo ce lo insegna bene il grande Mauro Mariani quando parla di body burden. E quindi dobbiamo anche capire il metallo e qual è l'indicatore del cervello come metabolizzatore di metalli. Lo zinco. Lo zinco è un minerale cerebroattivo, oltre che ormonoattivo, al di là del suo potere antiossidante, però lo zinco ha questa capacità: pelle, intestino, cervello, ma non per casualità, perché stranamente pelle, intestino e cervello hanno una genesi embriologica affine. Immaginate. Quindi chiaramente questi metalli stanno danneggiando l'aspetto cerebrale, cerebroattivo, che, e quindi si modifica il campo quantico di questa persona, che poi la carenza di certi antiossidanti rilevata ancora di più ci conferma, perché al di là del sulforafano, che ci ricorda anche la linea dello zolfo, un altro grande minerale importante catalizzatore dei metalli, c'è anche il selenio fra gli antiossidanti indicati, che ha anch'esso un'azione cerebroattiva, tanto che il selenio viene utilizzato. Beh, conosciamo noi la seleniometionina, no? Ma anche il selenio viene utilizzato da grandi, diciamo, da discipline antiche nella gestione anche delle depressioni. E quindi selenio e zinco come minerali catalitici di metalli tossici che vanno in carenza e che creano chiaramente una tossicità di strutture nervose, possono giustificare quella che la signora chiama depressione, ma che non è depressione, ma che è neuroinfiammazione o neurodepressione, che porta a una distrofia neurovascolare e porta chiaramente a sofferenza a livello di vari tessuti, fra cui chiaramente anche l'apparato muscolare, come è scritto, muscolo scheletrico. Scheletrico perché? Perché vedete che c'è il boro, e quindi questa condizione di sofferenza metalloide, l'organismo va in sofferenza di tipo acidogeno, è normale, manca ossigeno, quindi chiaramente il metallo vive bene in ambiente acidogeno, ce lo dice il boro, non dobbiamo andare a fare il pH, perché il boro è l'indicatore della paratiroide che è iperattivata, e quando è attivata la paratiroide siamo in ambiente acido. E quindi chiaramente noi queste parti qua le spieghiamo molto bene nelle scuole di formazione, ma anche in serate come questa, chiaramente, che sono più portate per la formazione di base. Come vedete, anche qui vengono indicate le correnti elettromagnetiche, la corrente elettrica, il telefono cellulare, ma anche qui dovete interpretare questo dato non solo come un dato di disturbo dei campi elettromagnetici, diciamo, dell'organismo, ma anche e soprattutto di quelli endocellulari, fra cui non dovete mai sottovalutare l'attività di questi sul mitocondrio, ok? Considerando che ci sono dei marcatori di attività mitocondriale che sono soprattutto il selenio e lo zinco e la vitamina C. Se andiamo nelle pagine successive, perché ancora, vedete, ci sono altri cofattori, sistema cardiovascolare, ecco perché vi ho detto prima, neurovascolare e sistema poi immunitario. Quindi c'è un immunoflocosi, perché d'altronde veniva detto intestino. E che cosa c'è poi nell'intestino? Poi andiamo a vedere, no? Qua vedete c'è un valore di 111
del sistema immunitario, che quindi c'è un'iperattività, eppure la signora non lamenta un problema di sistema immunitario. La signora lamenta depressione, lamenta stanchezza cronica, lamenta una difficoltà a svolgere le pratiche quotidiane, che non è motivata da nessun tipo di dato laboratoristico, di esami che lei ha fatto in tanti mesi in cui è andata a capire che cosa era successo. Qualcosa era successo sicuramente, ma non potevamo collegarlo a questo caso finché non si va a vedere poi nelle varie pagine del test, perché qualcosa era successo alla signora. La signora è una responsabile di una azienda che si occupa, è un'azienda che si occupa di riparazioni di automobili, quindi è una grossa azienda, no? Veramente una delle più grosse del mio territorio. E considerate che nella barriera intestinale di questa signora c'era, vedete, il valore 29, e beh, fino a 10 il supporto è normale. Dopo i 20 siamo in uno stato di, diciamo, sofferenza della barriera intestinale. Qui c'era una forte sofferenza per presenza di elettrosensibilità, metalli tossici, parassiti e virus. C'era una forte sofferenza perché cofattori importanti, soprattutto per l'attività del fegato antiossidante, il fegato è il più potente organo antiossidante. E qua come fattori di, diciamo, di collegamento al fegato c'è il selenio, c'è lo zinco, c'è il molibdeno, c'è anche la betaina e c'è anche il sulforafano. E quando pensiamo alla betaina dobbiamo pensare anche a una funzione bilio-pancreatica, no? Non solo collegata al fegato, ma anche collegata all'aspetto digestivo bilio-pancreatico. Allo stesso tempo, perché qua parliamo di betaina cloridrato, quella collegata al fegato, quando invece andiamo nel marcatore cardiocircolatorio, chiaramente la trimetilglicina ha funzioni soprattutto nella gestione delle problematiche connesse con la omocisteina. Ma la cosa più interessante, questa signora ha risolto il problema, l'abbiamo risolto semplicemente andando a lavorare su quelli che sono gli indicatori che ci sono stati dati dal test. Quindi io non mi sono scostato per niente, ho lavorato sulla barriera intestinale, ho lavorato sulla detossificazione, chiaramente ho lavorato con una triade importante, Bioenergen, Self Food e Same, ma poi ho dato anche prodotti per la barriera intestinale, per i parassiti, ho dato prodotti soprattutto di chelazione, ma la signora è guarita velocemente e completamente. Ora non la vedo più ormai da 3 mesi a Vanna, ma siamo amici perché la curo da tantissimi anni, ma quello che vi voglio far vedere è che chiaramente solo attraverso questo test dove possiamo prendere delle tracce e perché si è creato tutto questo scombussolamento, vedete anche a livello microcircolatorio, la citrullina, voglio dire che comunque quando è indicata la citrullina dovete pensare sempre a una sofferenza di risposta vascolare. E quindi se c'è una neuroinfiammazione indotta da metalli tossici ci può essere anche una sofferenza di tipo neurovascolare, quindi diciamo c'è un cattivo apporto sia di ossigeno sia di stimolazione neurogenica a livello delle strutture periferiche, una condizione generale anche diciamo di sofferenza acidogena, visto alcuni anche markers che noi abbiamo nell'ambito del test S-Drive. Io però Giorgio farei vedere lì perché abbiamo sottovalutato l'indicazione intestinale, dove se vai a pagina 24 noi abbiamo la visualizzazione, perché diceva ambiente intestinale, fattori di ambiente intestinale, virus e parassiti, ma andiamo a vedere per sicurezza. E io la vedo sempre pagina 24 perché la pagina 24 indica degli indici di resistenza di tipo microbiologico. Guardate, in questo caso la signora era stata sotto, questa è la pagina dei metalli, e beh, immaginate come dobbiamo chelarli, però guardate qui come interessante, cioè questa signora era stata sottoposta alle vaccinazioni. Lei ha iniziato ad avere quei sintomi di stanchezza subito dopo la terza dose, solo che chiaramente, siccome ormai era diventata una paziente cronica di questa mia allieva naturopata, molto brava, molto in gamba, chiaramente ha mantenuto fin quando il sistema in questa infiammazione cronica silente di attivazione post-virale, virale cronica, che è, diciamo, crea una distorsione della bilancia TH1-TH2, cioè quando voi avete in una condizione del genere
segnalato virus, post-virus e parassiti, vuol dire che c'è un sistema immunitario che in maniera silente, cronica, ma torpida, lineare, continua, vi sta togliendo energia. E quindi è necessario, vedete come è complesso questo test, cioè siamo partiti dalla depressione e siamo arrivati al sistema immunitario. Cioè abbiamo dato valenza a quella che è la vera forza vitale dell'organismo, cioè l'apnea. E come diceva prima Pier Giorgio Spaggiari, no, il grande prof, cioè diceva, noi siamo energia. E d'altronde, se pensiamo alla potenza della psiche, e come la psiche attraverso la sua organizzazione, il sistema nervoso, riesce poi a tradurre quelle informazioni in informazioni che possono essere trofiche o distrofiche rispetto a un sistema. Noi dobbiamo anche considerare, perché non dobbiamo guardare solo quelli, dobbiamo anche considerare l'altra parte della visione apnei, perché se P sta all'inizio, I sta alla fine e I è sistema immunitario. E quindi come fare, per esempio, per andare a supportare un sistema immunitario di questo genere che sta lavorando così? Abbiamo diversi tipi di approcci, ma certamente dal tipo di test che avete qui di fronte, il primo approccio che vi viene consigliato è a pagina 30, e se andate a vedere a pagina 30, possiamo anche scorrere Giorgio per andare a pagina 30, vi vengono date delle indicazioni importanti, no? Sui cibi che voi dovete utilizzare per andare a lavorare sui virus, sui parassiti. Va bene? Se vai un momento a pagina 30, così li facciamo vedere, per farvi capire che questo test vi dà un'enormità di risorse, sia in ambito diagnostico funzionale. Questa è pagina 29, dove chiaramente tutte le varie componenti vengono collegate a dei cibi. E questa invece è pagina 30, vedete la pagina successiva. Qua avete questa, scendi un po' più giù, un po' più su, scusa Giorgio, un po' più su. Ok, questa parte qua, vedete, post-virosi, bacche di sambuco, tè verde, aglio, alimenti, alimenti fermentati, verdura a foglia verde, zenzero, broccoli, aloe vera, ananas, i virus, più o meno le stesse cose, i parassiti, vedete, semi di zucca. Quindi chiaramente poi ci sono i metalli tossici e quindi ci sono gli alimenti ricchi di pectina e altri, no? Immaginate, avete una ricchezza di informazioni che dovete solamente coagulare, mettere insieme e favorire quella che è la salute del prossimo che vi ha chiesto aiuto. E avendo tante informazioni, da un lato è vero che siete obbligati a studiare, dall'altro diventa un arricchimento importante per poter procedere lungo questo bellissimo viaggio di amore per l'umanità, che è questo test, che diventa una sorta di linking per, diciamo, accomunarci, no, in questo viaggio comune che abbiamo, per poter andare a vedere anche quello che è successo ora durante il Covid, come viene tradotto, e quello che, voglio dire, succederà in futuro se continuiamo chiaramente a mantenere questo impatto ecologico che ha fatto prima vedere Giorgio nella prima parte di questa serata, dove abbiamo un'ecodistorsione notevole a più livelli, a livello proprio dei cinque elementi, sia dell'aria, sia dell'acqua, sia della terra, sia del fuoco e sia anche dell'etere. E ormai stiamo disturbando questo binomio, e che questi strumenti ci illuminino, perché abbiamo il dovere di conservare sana l'umanità. Io più di altri, perché avendo la responsabilità anche di 3 figli, di cui la più piccola ha 6 anni, ancora di più mi occupo di questo. Infatti domenica li ho sottoposti tutte e 3 al bulbo, e a una di loro ho trovato delle informazioni che ancora di più mi portano a dire combattiamo, e combattiamo insieme, perché c'è molto da combattere, perché purtroppo nella mia città, che è una città bellissima, c'è un inquinamento e io ne so qualcosa perché l'ho combattuto di persona. Vabbè, chiudiamo qui il capitolo. Non so se mi sono dilungato, però voglio dire, le tematiche sono così interessanti. Sei rimasto nei tempi, avevamo detto 10:30, quindi... Ecco, io guarda, se volete, cosa dire, abbiamo chiuso veramente con un'applicazione anche clinica. Naturalmente tutto questo nelle scuole di alta formazione, gli approfondimenti, tu avrai anche 4 ore di lezione il 28, sì, proprio sulla tecnologia S-Drive, sull'applicazione clinica integrata, quindi chi è interessato.
poi mandateci email, scriveteci, fate domande, insomma, siamo a vostra disposizione. Prof. Spaggiare, ci sei ancora? Certo. Ecco. Io direi che possiamo, se vuoi dire la tua, e poi magari io consento ai partecipanti di attivare il proprio audio e se volete porre una domanda, qualsiasi cosa, siamo a vostra disposizione, senza fare troppo tardi per tutti, insomma, perché insomma, io vi ringrazio, anzi stiamo avendo in questi seminari, queste presentazioni, un successo veramente importante. Eravamo 60-70 la scorsa, il 2, anche questa sera siamo arrivati a 82 presenze, insomma c'è un forte interesse, siamo molto felici e grati, quindi grazie di cuore della vostra meravigliosa partecipazione. Avete qualche domanda? Siamo a vostra disposizione. Prof, vuoi dire qualcosa? Vabbè, se ci sono delle domande, con molto piacere rispondiamo. L'unica cosa che mi sento di ribadire è che comunque uno strumento di questo genere, così, tra virgolette, semplice e nello stesso tempo, tra virgolette, meraviglioso, in grado di darci, ho detto, nella semplicità delle analisi che sono talmente dettagliate, talmente profonde, che cosa dire? È una meraviglia, ribadisco, è una meraviglia, è uno strumento veramente eccezionale a supporto della diagnosi e questo amico Bartolo l'ha dimostrato. Avete visto che ha fatto delle carrellate su molte pagine. Certo, le pagine sono tante, lui ha enfatizzato alcune, ma chi avrebbe detto che ho detto in pochi minuti riusciamo attraverso il cappello a spaccarlo proprio in n parti? Chi l'avrebbe detto? Vero, vero, assolutamente sì. Vedo anche il grande Eugenio Scrauzero con noi. Che saluto Salvatore, ciao a tutti. Salvatore Ripa, grandissimo, che bello vedervi tutti, cari amici, insomma, ciao Genio, ciao, benvenuti, ciao. Benvenuti. Guido, se ci sono delle domande siamo a vostra disposizione, se no vi mando tutti a letto, che non c'è problemi. Siamo veramente, insomma, felici di condividere questa serata, stare insieme a voi. Se volete rinizio da capo. Prof, ti faccio chiudere a te e salutare a te. Elena, qualcuno arriva all'ultimo momento, ma abbiamo finito. Guido, come stai? Tutto bene, Guido? Bene, salutone Aurora, vedo tanti amici. Antonio, pronta la scuola di alta formazione? È pronta? Ci siamo quasi. Bene. Usciremo ecco. Presto con la locandina, ok? Bene. E se avete, insomma, voglia di chiederci approfondimenti di come diventare un centro C-Drive, avete i vostri, insomma, anche responsabili di zona, Paolo, Nicola, Antonio, insomma, Stefania. Se invece volete approfondire, ci mandate un'email. E se volete risentire questa serata, ve la rimettiamo a disposizione. Se la chiedete, noi vi mandiamo il link. Pier Giorgio. Bene, molto bene, sono veramente contento di aver ripetuto, certo ogni volta diciamo delle cose diverse, ovviamente non ripetiamo, ma la partecipazione di 80 persone, 85 persone che sono rimaste con noi fino adesso fa capire
che tutte le cose che noi andiamo dicendo, ahimè, da molto tempo, sono cose che vengono apprezzate e che rappresentano una novità vera. La tecnologia continua ad andare avanti, penso che l'S-Drive sia l'espressione più felice di questa tecnologia che va avanti. Grazie per Giorgio. Grazie Giorgio, grazie al dottor Bartolomeo Legrini, grazie a tutti voi. Grato, felice e onorato di essere, insomma, di aver condiviso questa passione, questo entusiasmo per questa serata e questa presentazione di questa straordinaria tecnologia. Buonanotte a tutti, mandateci un'email con i vostri pareri e richieste. Ciao a tutti, buonanotte. Grazie Giorgio, grazie a tutti, buonanotte ragazzi. Ciao Giorgio. A presto, grazie.